Salve, siamo arrivati all'ultima operazione per poter partire con la nostra Google Classroom. Come potete osservare, ho creato un nuovo corso, ovviamente, perché quello precedentemente l'avevamo utilizzato come simulazione per i colleghi. Anche in questo caso ho messo in evidenza il link per il collegamento tramite Meet e ho già inserito nella parte lavori del corso, dove andranno poi inseriti i compiti che andremo a dare ai nostri alunni, due argomenti. Tramite il pulsante Crea, qui è possibile inserire gli argomenti. Gli argomenti, in questo caso, che ho inserito inglese e italiano, e poi andrò a implementare con gli altri, corrispondono alle mie materie di insegnamento all'interno del mio gruppo classe. Questa è una cosa utile soprattutto per i colleghi di scuola primaria, che all'interno di un unico gruppo classe hanno più materie di insegnamento. In questo modo, quando andranno a creare un compito, lo potranno qui inserire direttamente nell'argomento, cioè nella materia, e avranno poi quindi un maggior ordine in tutto il materiale che viene prodotto. A questo punto passiamo a persone. Risulto come unica insegnante. Se è una cartella che io condivido con più colleghi perché è un lavoro a più mani, vado a implementare inserendo qui i colleghi, altrimenti inserisco direttamente gli studenti. Facciamo molta attenzione prima di inserire il gruppo di studenti di avere la certezza che tutti abbiano consegnato la liberatoria. Meglio in questo caso effettuare un controllo in più per ne esserne più che convinti. A questo punto è molto semplice. Invita gli studenti, faccio un clic. Se noi abbiamo visto l'ultima informativa che ci ha mandato la collega Girau, i gruppi classe in realtà ci sono già. A questo punto potrò inserire direttamente, nel mio caso terza B, semplicemente digitando vengono fuori tutte le terze B della nostra scuola, Cairoli, Vico Ariosto. Nel mio caso Cairoli, basterà cliccare, quindi metterla in evidenza, e premere invita e automaticamente mi ritroverò tutto il gruppo degli studenti che appariranno inizialmente già in ordine alfabetico in grigetto chiaro. A mano che gli studenti, aprendo la loro casella di posta istituzionale, troveranno il mio invito al corso e lo accetteranno, la loro icona apparirà più scura. Affinché questo possa avvenire, devono aver già effettuato il primo accesso, cioè la registrazione. Detto ciò, è tutto fatto. Possiamo cominciare a lavorare e buon lavoro a tutti. Se avete necessità di qualche spiegazione in particolare, scrivetemi pure. Cercherò di venirvi incontro. Buon lavoro a tutti quanti.